Benvenuti signori in questo nuovo video. E oggi siamo su Supermarket Simulator. Solo te sta spopolando un po' tutto questo gioco dove devi lavorare in un supermercato. E che devo fare? C'è un tank. Posso essere investito? Scusate. Non funziona. No, aspetta. No. Oh, scusi signore, le chiedo scusa. Allora, quindi, che dobbiamo fare? Aspetta, magazzino, ok, abbiamo un magazzino? Non abbiamo un magazzino. Quindi, qua c'è il negozio. Vediamo, mercato. Ok, qua compro i prodotti, vediamo. Prendo, $35. Vabbè, aggiungi a carrello. Quanto tengo io, scusa? Ah, $50. Ok, boh, aggiungo questo e acquistiamo. Ok, ho acquistato. Vediamo. Chiaramente dobbiamo levarmi da... Oh, ecco! E qua rifornisco i prodotti, ecco! Sembra quel gioco dell'Ikea, tipo... No, cos'è? Quel gioco tipo del supermercato che stanno i clienti accaniti per avere quei prodotti in mega sconto. Che non ho mai portato su YouTube, quindi dovrei pure portare quello. Boh, mi viene in mente il nome, però vabbè. Quindi, signore, abbiamo fatto, ok. Devo stabilire un prezzo. Vediamo, io l'ho pagato 35, facciamo... $3. Sembra un po' un furto del pane $3. Però vabbè, i cereali, oh, io sono i cereali degli orsetti. Minimo €5. Proprio le andrò in bancarotta, ma lasciamo stare. Quindi apriamo il negozio e vediamo. Salve, sera, prego, sera, vabbè, mattina. Però prego, cosa vede? Oh, del pane, vuole delle questo pane. Oh, pure dei cereali, oh. Allora, sono, prego, scansiona. Ok, $8, devo dare, oh, mamma mia. Oh, i problemi matematici, io faccio cacare in matematica. Quindi devo darti 3 e 5. Diciamo. Ah no, devo dare il resto. No, aspetta. Ce la posso fare. Soldi insufficienti. Così? Non so come funziona. Vabbè, ecco. Proprio mi ha rubato dei soldi, ma boh. Allora, vediamo. Wow, lei prende il... Oh, lei dei cereali. Pure lei dei cereali. Allora, con carta, ok. Allora, che ha preso i cereali? I cereali sono... Non vedo niente. Ah, ok, ecco. I cereali sono 5. Prego. Ok, e questo quello con la carta credo è facilissimo. Ok, quindi pane. No, quello non è pane. Ok, quindi se sono 3. Ok, quindi sono... 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, senso non erro. Quindi €11. Io raga, io mi incasino un botto con i numeri. Allora, 5, 3, ok, quindi... bam. Ah, in contanti. Quanto mi ha dato? Totale $8. Ricevuto, quindi devo dargli due cose. Ok, quindi con l'altro gli ho dato tutti i miei soldi, va bene. Poi vediamo, lui... No, lei volevo dire, vabbè, con carta, ok, facile, carta è facile. Tenga €5 e se ne vada. Lei cosa vuole? Cereali, ok? Pane? Dai, altri cereali, altri cereali. Fra, ma che combini, fratello? Scansiona, carta, certo, fratello, non serve, vai. No, non serve. Comunque, vediamo, 5, 6, 7, 8, ok, vai. Le sgoschi, due pane, ok. Sarebbe, vediamo, 6, 7, 8. No, aspetta, devo prendere la calcolatrice, non sto capendo niente, aspettate. Mi sembra la calcolatrice. Ok, ho preso la calcolatrice. Quindi prendiamo, facciamo. Lui mi ha dato 11. Devo fare meno 3, meno 5. L'ho fatto, meno 5. Okay, non so se l'ho fatto bene. Quindi dovrei darti $5. Ok? Prego, lei signor. Mi faccio un botto di soldi. Ma questo è il mio business. Allora, mi ha dato la carta. Dovrebbe essere, aspetta, non mi ricordo. Totale 13, quindi 13. Ok, ah, ok, il totale posso vederlo da lì. Quindi, babam, carta, totale 10, quindi 10. Ma io posso fare una cosa pazza? Sì, grazie, carta, ok. No, non posso. E se faccio 100? No, 50. No, dai. Lei, signore, ah, ok, pane, vabbè, ok. Oh, tutti con carta, grazie. Non devo usare la calcolatrice così. Allora, io mi sto un po' stancando. 25 clienti? Ma state a posto? Ma quando finisce il mio lavoro? Ok, chiudi la cassa, ok. Oh, via, andate via. Via. Allora, ho $86. Vediamo. Mercato. Cosa potete prendere? La farina, ovviamente. Poi potete prendere la pasta. Cioè, un negozio deve essere principalmente di pasta di qualità. Allora, prendiamo queste cose. Poi vediamo.
prodotti. Questo non so cos'è. Il frigo. Costa un botto il frigo, no? Togli subito il frigo. Allora, prossima cosa dobbiamo comprare è il frigo. Di subito. Il frigo dobbiamo prendere. I pacchi. Let's go, ski. A parte stavo finendo tutto. Quindi, vabbè, mettiamo questo. Buttiamo la pasta. Prendiamo quest'altro pacco. Questa è altra pasta. Quindi riempiamo qua la pasta. Ok. Scusa, permesso. Ok. Questa è la farina. La farina mettiamo sotto la pasta. Vai. Prendiamo altri cereali, perché cereali per forza dobbiamo prendere molti. Quindi andiamo qua, prendiamo mercato, prodotti, cereali. Dove stavano? Ecco, ne prendiamo 5. Spendo tutto il mio patrimonio. Non posso neanche, quindi ne prendo uno. Perché se no vado in bancarotta. Spoiler, già ci sono andato. Allora, quindi andiamo a prendere questo pacco. Ok. E riempiamo qua. A me è in mente una cosa pazza da fare. Mo vedrete, aspetta. Vediamo. Salve, ok. Mettiamo i prezzi. Ok, $5 già fatto. Qua mettiamo costo medio. Io ti direi prezzo di mercato $3. Io metto 4. Io sono un business. Io aumento sempre il doppio, gang. Allora, 3. Io te metto 10. No, ho messo 99 centesimi. No, mettiamo la pasta. Quanto la pagherei io? Non sono mai andato a comprare la pasta. Quindi metterei 3 euro per me costa la pasta. Però, visto che tutti mettono 3 euro, io metto 4. Allora, abbiamo fatto, dai. Let's go, ski. No, aspetta. Close. Open. È open? Sì, è open. Ma come si apre la cassa? No, spostala. Vabbè. Apri la cassa, ok. Vediamo quanto ha fatto. Quanto era? Aspetta, non mi ricordo più. Ah, ok, sta scritto qua. Ok, quindi quando mi ha dato, mi ha dato, ricevuto 5. Ti devo dare $1. Però se questo ti faccio. No, non posso toglierlo. Vabbè. Vani, tieni. Quella è una cosa pazzurda. Allora, sto notando che si sta facendo buio. Quindi, dai, sta per finire il lavoro. Non sta arrivando proprio nessuno. Dai, qualcun altro? E dai. Oh. Un signore, lei che prende, vede quella pasta succosa. Invece prende la farina. Vabbè, che dispetto le faccio. Pure soldi, ok. Devo ridarle, vediamo. Resta un euro. Io faccio così. L'euro resta qui finché non gli do tutto questo. Io sono pazzo. Io non mi fermo finché non faccio un euro. Vediamo. Pa. Oh, ecco a lei. Pane, ok. Sta facendo buio però, signor. Ok, vuole pagare con carta. Quanto è? 3. Ok. Però no, io devo, scusami. Vai via. Close. Poi. Oh, la cassa è piena. Senti, faccio sto affare. So perché hai preso due di quelli che valgono un casino. Allora, bam. Cosa? Carta? Ok, non vedo niente. Aiuto, 13. Ok, ora se ne vada via, per favore. Non si vede niente. C'è una luce? Può avere una luce? No, niente. Oh, punto luce. Ok, $40. Dai, giusto perché voglio vedere. Quindi acquista. E sono dopo il video. Non si vede niente. A me non mi piace quando non si vede niente in un video. Quindi, ma ci sono. Ah. Lavoriamo. Allora, riapriamo il negozio. Noi siamo 24 hours for 24 hours. Allora, ok. Aspettiamo il prossimo cliente. Nemico individuato. Prepararsi a fare l'acquisto. Vabbè, lavorare da cassiere. Non so parlare. Allora, mi dica. Ok, cereali. Ok, quando mi ha dato 5, io le devo dare il resto 1. Quindi, tenga, signor. Arrivederci, signora. Mamma mia, comunque è stancante lavorare pure di notte. Sono le 9 PM. Non so cosa significa, che sono stupido. Vediamo, però non viene nessuno a queste ore. Poi io sento gli uccelli, le moto. Ma è notte, scusate, notte fonda soprattutto. Scusa, signore, lei è interessato. Qualcuno c'è? No, nessuno? Premi per finire il giorno. Entra. Ah, me lo dicevate prima, scusate. Non lavoravo tutta la notte. Let's go, schi, allora, ok. Vediamo. Apriamo subito cattiveria. Noi dobbiamo lavorare instant. We are productive. We need to make money to pay my house and help my family. C'è qualcuno? Signora, lei è interessato a dei Coco Pops? Oppure a del pane? Oppure a della pasta? O della farina? Sei interessata? Prego, venga. Qui. Prego, giri, metta la freccia a sinistra. Prego, signor. Signor, è vero, non faccio così. Cioè, mi dite che venite e poi non venite. Mamma mia, sta gente. Signor, lei è interessata, signore. Io noto che lei è un appassionato di Coco Pops. Quindi prego, entri. Bravo, lo so che adesso le prende Coco Pops. Guardi, io già la conosco, è come un fratello per me. Prego, signore, prego. La pasta, va bene. Carta, va bene, perfetto. Carta, non ho problemi a fare i calcoli. Perfetto, signori.
può dire. Mi sento business. Cosa metà? Pasta, ok. Va bene. Comunque, il resto 6. Ma come vero non mi sembra qualcosa che sono stupido io. Vediamo, il resto 6. Quindi tieni. Potevo fare la roba delle monete, non ci ho pensato. Allora, signora, lei so che prenderà cose costosissime. Io credo in lei. Ha preso della farina e basta. Vabbè. Mi ha dato 100 euro per della farina da 4 euro. Signo. E sapete cosa faccio io? Mamma mia. Adesso la faccio vedere io. Ok. E io devo fare 100. Oh mamma mia, ci vorrà tantissimo. Sto premendo come un animale. Mamma mia. Signora, possiamo fare un'altra cosa, vi prego. Le do subito 50. Risolviamo subito, va bene? Guarda, le do questo 50. E poi 10. E facciamo così, dai, perché mi stanco. Mi sono stancato di già. Per favore, si prende i soldi. Cioè, ma perché 100 euro? Ma lei è pazza, comunque, signora. Allora, signora, questi sono circa 70.000 centesimi. Allora, quindi... Ecco lei, io le avviso, se lei mi dà 100 euro impazzisco. Ah, bravissima. Comunque, prego, sì, prossimo, risolviamo subito tutto quanto, tranquilli. Vi chiedo scusa ovviamente per tutto il casino, perché c'era una competizione. Vediamo, ah, ok, 4 euro precisi, ok, arrivederci. Poi questo, prego. Nanana, 18, pam. Prego, signor, prego. Bam, bang, bing, bam, boom. Skoski, 90 euro. E si porta tutto a casa. Se cosa faccio io? Adesso ordino una cosa costosissima, cioè la metto a un prezzo altissimo. Mettiamo qua 8 euro nel mentre e chiudo un attimo la cassa. Vediamo, andiamo sul mercato, compriamo prodotti. Lo zucchero, pure l'olio pure. E poi compriamo altri Coco Pops e pane. Vediamo, acquista il pane. Vogliamo comprare, metti questo, questo è il pane. Riempi, ok. Ok, vado di qua subito, devo fare in fretta perché stanno i clienti che mi stanno aspettando. E se non li aspetto, cioè se lascio troppo tempo si arrabbiano e mi picchiano, e io non voglio essere picchiato. Perché no? È brutto. E ora prendiamo questo, io faccio una pazzia. Questo lo metto a 100 euro. Scusi, però si levi per favore, signore. Oh, mamma mia. Mettiamo il zucchero, che il zucchero io non ho mai messo il prezzo, quindi pure un nuovo prodotto. Quindi mettiamo, signore, si levi per favore. Lo zucchero mettiamo, 5 dollari. 5, non scrivo. Non scrive, non capisco. 5 dollari, ok. Invece l'olio lo mettiamo a 100 dollari. Ok, let's go, schiapriamo la cassa. Allora, tanto nessuno si prenderà l'olio, è impossibile. Prego, ok. E sarebbe una pazzia comprarsi l'olio, soprattutto l'olio a 100 euro. Sarebbe l'olio di una macchina, non è un olio per il cibo. Cioè, sarebbe un po' pazzo. Comunque lei, signore, 18. Ma stiamo andando benissimo. Questo è un business. Lei ha comprato seriamente dell'olio a 100 euro. No, signore, mi scusi. Là c'è scritto 100 euro. Lei sa che non ci siamo capiti. Signore, che facciamo? Resto. Ma scusa. Ma io l'ho pa... Ma perché? No, senta, allora, scusa, metto un prezzo normale. Speravo che era buono. Vabbè. Vediamo lei la pasta, ovviamente, perché lei è un amante della pasta, un vero italiano. Allora le diamo... Sono buono, le do 10 euro, le do pure 10, cioè, capisce? Cioè, che ristorante... No, non è un ristorante questo. Allora, senti, mi state stancando. Non sai cosa faccio adesso? Ah, tu vai, fai con carta, quindi te sei salva. No, non 40. Chi è la vittima? Vediamo. L'olio, ok, 10 euro, ok, perfetto, ti do io il resto subito, 10, ok, mi sto stancando, io già mi sono distrutto il dito per fare quella roba laggiù. Vabbè, senti, facciamo una cosa, ti do 50, sono buono, perché così vado in povertà. Lei, prego, pure lei, prego, le luci. Sapete cosa vi dico? Io mi sto stancando, però, onestamente, a fare lavorare in un supermercato. Signore, io spero che mi capisce, signore. Signore, voi capite? Io ho stress, Avete capito? Le casse sono piene. Lo so, signora, perché io ora me ne vado a una in ferie. Quindi, arrivederci. Quindi... E...
Andate tutti quanti via, fuori dal mio negozio, fuori, 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 dovete andarvene, andatevene, andatevene, non ce la faccio più. Io ho messo l'olio a 100 euro e voi mi date 20 euro. No!